Beh, Italo Piccini è un artista, un figlio di questa città, di questa terra, che ne ha onorato i suoi natali, ha onorato la città con la sua opera, con la sua vita, con la sua etica del lavoro e della produzione artistica. È una persona che si è distinta anche per vivere la cultura nella sua essenza primaria, quindi senza secondi fini, senza aspettative. Se non di glorie artistiche e non di glorie, diciamo, economiche o di successi materiali. Oggi ci lascia un patrimonio fantastico, straordinario, che io spero che partendo da questa città, che partendo dai suoi familiari, da tutti coloro che gli hanno voluto bene, tutti coloro che l'hanno amato anche artisticamente e l'hanno sostenuto durante la sua vita artistica, possa diciamo, portare avanti il suo lavoro, la sua opera, la sua poetica artistica e quant'altro. Noi come amministrazione oggi qui presenti doverosamente a questa iniziativa di testimonianza, di riconoscenza anche, oltre che di valorizzazione di quella che è la sua opera attraverso questo catalogo mirabilmente curato dallo storico dell'arte Savastano, noi come amministrazione saremo sempre orgogliosi e pronti a sostenere tutte le iniziative. Si è parlato di un premio Piccini come ipotesi per onorare e quindi questa città per poter continuare a parlare, a ricordare di questo suo figlio importante. Io spero che questo sia un progetto su cui la regione che ha diciamo, lanciato il la lavori presto e noi come amministrazione sicuramente saremo al suo fianco.